E come ogni anno qua ad Ecomondo sono un po' ospiti d'onore i grandi consorzi italiani. Adesso è con noi il COBAT con il suo vicepresidente Guido Borzoni, anzi. Ci racconta intanto che cos'è il COBAT? Dunque, il COBAT nasce nel 1988, quindi Quasi 30 diciamo anni. sono quasi 30 anni, tra un po' festeggeremo l'anno L'anno prossimo i prossimo, sì. 30 anni. Nasce come consorzio obbligatorio per la raccolta delle batterie esauste. E poi nella sua trentennale vita ha cambiato, ha cessato di essere consorzio obbligatorio quando si è modificata la legge e quindi è uno dei. Intende quando c'è stato il decreto Ronchi? Quindi Sì, vent'anni fa. quindi a oggi è praticamente uno dei consorzi che si occupa della raccolta, ma non è il solo, siamo 18, pur conservando il COBAT una posizione di leadership importante. Si stima che su 235.000 tonnellate di batterie esauste, raccolte, il COBAT abbia una quota ancora intorno al 40-45%. Come spiega che siete rimasti quindi il consorzio per eccellenza su questo fronte? Dunque, per la forza che ha acquisito negli anni di attività è il controllo del territorio, quindi svolgendo un'attività molto dettagliata sul territorio di protezione dell'ambiente. Il COBAT è dotato di una rete che noi chiamiamo punti COBAT ed è una rete di 75 punti COBAT che In tutta opera Italia. su tutta Italia in modo molto capillare ed è uno dei punti di forza del COBAT. Diciamo che il COBAT ha anche diversificato perché ha incominciato per essere anche sinergico nei confronti della sua rete a raccogliere RAEE, rifiuti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, è entrato nella raccolta degli pneumatici ed è molto attento a ampliare la sua attività in tutta una serie di altri settori che si stanno Insomma, siete verificando. competitivi e questa è la vostra Sì, forza. Ragionate un po' come un'azienda, come. senza mai dimenticare da dove veniamo, perché noi Ovvero? veniamo dalla protezione dell'ambiente, come consorzio obbligatorio. Siamo stati istituiti per decreto ministeriale, quindi diciamo che manteniamo proprio quell'impronta di assoluto rispetto di tutte quelle che sono le normative, ma anche gli indirizzi stessi, anche la nostra politica è sempre volta in quella Beh, direzione. possiamo dire che il COBAT nel suo settore è un po' l'equivalente di quello che è il CONAI rispetto agli imballaggi, anche lui è un consorzio che nasce per decreto ministeriale. Nel caso di CONAI si è molto parlato negli ultimi anni, ad esempio, sulla possibilità anche di privatizzare i consorzi degli imballaggi, cosa che ancora non è accaduta e che potrebbe però creare forse più problemi rispetto al vostro settore. Lì ci sono due cose da considerare. Dal punto di vista, chiamiamolo, della relazione dei consorzi nei confronti della libera concorrenza, è chiaro che qualsiasi consorzio obbligatorio va a cozzare contro l'indirizzo della libertà di azione a livello imprenditoriale. Però dall'altra parte, quando si tratta di rifiuti, specialmente rifiuti pericolosi, e di economia circolare, è chiaro che la obbligatorietà di conferire a un qualsiasi consorzio i beni, insomma, favorisce. Quantomeno quella dovrebbe esserci. Sì, quella ci deve essere, ma anche il fatto di avere una posizione dominante porta a un maggiore rispetto dell'ambiente. Non le nascondo che oggi forse in Italia si raccoglie un po' meno di batterie di quello che si raccoglieva una volta, pur Quando c'eravate solo conservando, voi, sì. Quindi insomma la concorrenza qualche volta. Bisogna stare molto Bisogna capire attenti, chi la fa, insomma, esatto, bisogna poi. stare molto attenti. Ecco, voi siete qui per lanciare quale messaggio in questa fiera che è diventata prima del riciclo, poi dell'ambiente, adesso poi della green economy e della circular economy? Che messaggio porta il COBAT? Ma noi siamo molto attenti a tutto quello che riguarda la circular economy, che fa proprio parte
dall'inizio del nostro DNA, anche perché partendo da un prodotto come la batteria, dove si recupera assolutamente tutto, è chiaro che ce l'hai insito questo tipo di atteggiamento. Stiamo guardando ad altri settori che stanno per arrivare, mi riferisco, visto che la nostra predominanza è sempre sul settore automobilistico al litio, perché nella mobilità del futuro, nell'auto elettrica, perlomeno fino ad oggi, il litio la fa da padrone. Sì. Che è un problema perché ancora non esiste un'attività di riciclo completa e quindi noi facciamo parte di una serie di attività di studio del settore e di come potrà essere organizzato nel futuro. Adesso le quantità sono ancora minime, per cui c'è il tempo di darsi. Fate ricerca, insomma. Sì, facciamo molta ricerca. Bene, allora complimenti e auguri per i prossimi 30 anni il Comet. Grazie. Naturalmente. Anche i miei. Anche i suoi, ci mancherebbe altro. Guido Borzoni, vicepresidente di Cobat, è il nostro ospite che ci sta salutando. Noi torniamo tra poco.